Sta peggiorando. Che cosa ha detto il bollettino? Una volta tanto ha indovinato, vento e pioggia. Alle 5 il vento ha raggiunto gli 80 chilometri. Beh, si sente. Saranno le persiane. Avanti. Buonasera. 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 Sono venuto a vedere se va tutto bene, signore. Sì, grazie. È il temporale. Mi nervosisce un poco. Già, è un bruttissimo temporale. Durerà tutta la notte, credo. Suo marito è già a casa? No, arriverà fra poco. Nella stalla tutto bene? Sì, i cavalli sono inquieti, ma è naturale con questo tempo. Allora, vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte, signor Weisenbrink. Ah, buonanotte. Lascio alzata la serranda, così suo marito non dovrà bagnarsi troppo. Si bagnerà lei, però. Sono già abbastanza bagnato. Buonanotte. Non riesco a capire. Poteva almeno telefonare. Probabilmente non ha potuto farlo. Mi si chiudono gli occhi. Non ce la faccio più. Ce la stai mettendo tutta per i prossimi esami? Ci sono delle sere che la psicologia mi esce dalle orecchie. Come stasera. Buonanotte, Marlene. Dormi bene. Scusi, mio marito è già venuto via. Da più di mezz'ora. No, non è ancora arrivato. Sì, un tempaccio. Sì, le domando scusa. Grazie. C'è Marlene, che cosa ti è successo? Su, alzati. Alzati. Mi hanno sparato, non hai sentito? Ma che dici? Sì. No, Paltrauto, non avvicinarti alla finestra. Sta attenta, per carità. Allontanati da lì. Sparato. Perché? Chi credi possa... Vieni qua. Calmati e dimmi tutto. C'è stato un rumore. Un rumore? Ho sentito come una pietra gettata contro la finestra. Infatti, hai visto, il vetro è spaccato. Sono corsa a vedere che cosa accadeva. Ho aperto la finestra e ho sentito. Ho
ho sentito uno sparo. C'era un uomo. Hai visto chi era? Con una mano ha tentato di tirarmi verso di lui. E nell'altra ho visto che teneva una pistola. L'hai riconosciuto? Marlene, dimmi se l'hai riconosciuto. Marlene, allora l'hai riconosciuto? Dimmi la verità. Forse... forse era Richard. Tu ne sei sicura? Sì. Marlene, sono contento, sai, che siate ancora in piedi e che mi abbiate aspettato. Eh? Ma che cosa vi è successo? Eh? Che cosa avete? Perché la finestra è aperta? Il vetro è rotto. Il vetro è stato rotto. E da chi? Da uno che ha sparato a Marlene. Cosa? Chiamo subito la polizia. No, un momento, che razza di discorsi fai? Ma chi avrebbe sparato e perché? Eh? Non sarà una delle tue solite fantasie? Ma la senti tua sorella? Marlene? Che succede? Davvero qualcuno le ha sparato? Ha sentito rompersi un vetro della finestra. Lei si è avvicinata. Eh? E ha visto te. Me? Ti ha riconosciuto. Hai tentato di ucciderla. Siete impazzite tutte e due. Ma perché avrei dovuto sparare a Marlene? Non direte sul serio. Marlene! Non la toccare! Non gridare così! Avrete visto un fantasma? Se hanno sparato dovrà pure esserci un segno da qualche parte, no? Almeno un buco, se non addirittura il proiettile.
Marlene, mi hai proprio vista. Mi hai riconosciuto. Sì, ne è sicura. Voglio sentirlo da lei. Allora. Ha visto un uomo che aveva in mano una pistola e le ha sparato. E quest'uomo sarei io. Sei tu. Marlene, mi hai proprio riconosciuto. Ero io. Rispondi. Sì. Io chiamo la polizia adesso. Sì, chiama. Chiamala. Buonasera, qui la tenuta Heyman. Valtraut Heyman. Pochi minuti fa qui c'è stato un tentato omicidio. Auf meine Schwester Marlene wurde geschossen. Ja. Danke. Sie kommen gleich. Ich rufe jetzt noch bei Wiesenbrink an. Er soll herüberkommen. Polizia criminale? Sì. Buonasera. Buonasera. Che tempaccio. Hanno viaggiato bene? Sì, non abbiamo avuto nessuna difficoltà. Le nostre strade non sono tanto buone. L'ispettore Derrick, della polizia di Monaco. Quello è il signor Wiesenbrink. Buonasera. Salve. Buonasera. Si accomodi. Sì, un momento, per favore. Cos'è stato accertato finora? Marlene, tu... Du wirst gleich eine Aussage zu Protokoll geben müssen, unterschreiben müssen. Du kannst nicht unterschreiben, dass du mich gesehen hast, mich erkannt hast. Herrgott, vielleicht hat eine gewisse Ähnlichkeit im Aussehen. Irgendeine Ähnlichkeit in der Kleidung, im Alter, was weiß ich denn. Aber du kannst doch nicht bezeugen. Bezeugen. Das heißt, auf deinen Eid nehmen, dass ich es war. Überleg doch mal, warum sollte ich? Ich sollte einen Grund haben, dich umzubringen. Warum? Ich weiß es nicht. Buonasera. Buonasera. La polizia di Monaco. Ispettore Derrick, commissario Klein. La signora Schulte. Sua sorella, la signorina Heimann. Piacere. E questo signore è il marito della signora Schulte. Molto lieto. E a lei che hanno sparato? Sì. Lo sparo l'ha sfiorata. Il proiettile è qui, nel muro. C'era un quadro qui. Ecco, ah, è quello. La finestra è quella? Sì, quella di fronte. Signora Schulte, potrei pregare lor signori di andare nella stanza accanto? Marlene, non puoi escludere di esserti sbagliata. Collega, per favore. Marlene! Sì, vengo, vengo. Valtraut, ma potete credere davvero che è una cosa che non ha senso? Ti ho già detto che lei ne è sicurissima. Alla mia domanda, ma tu ne sei proprio sicura? Ha risposto di sì. Also, Sie hörten das Klirren, Sie hörten, wie die Scheibe kaputt ging, nicht wahr? Ja. Und sie ging dann zum Fenster? Ja, sofort. Und die Vorhänge waren so wie jetzt offen? Ja, genauso. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, ich versuchte, zum Fenster rauszusehen und dann habe ich das Fenster aufgemacht. Machen Sie es mal. Machen Sie es mal, bitte.
Nur so weit. Ja. Ja, danke. E poi? Poi ho visto l'uomo. Tentava con la mano di tirarmi verso di lui. Con quale mano? La mano destra, la mano sinistra? Con la sinistra. Nella destra aveva la pistola. Lei era... Era proprio qui dove si trova adesso? Sì, presso poco. E l'uomo ha sparato? Un colpo tremendo. Ho fatto un volo all'indietro per tutta la stanza, fino a quel muro. Non si è fatta niente, spero. No. Nell'uomo alla finestra, l'uomo che le ha sparato, lei ha detto subito a sua sorella di avere riconosciuto suo marito. Sì. Così mi è sembrato. No, anzi... Anzi, ne ero sicura. E adesso ne è sicura? O ripensandoci meglio crede che potrebbe essersi sbagliata? Sai, il temporale, la pioggia, il terrore, la rapidità del fatto. Capisco, ma noi abbiamo bisogno di una dichiarazione precisa, priva di riserve. Se ammette la possibilità di un errore, noi non possiamo procedere contro suo marito. Mio Dio. Non c'è fretta. Ha paura di qualcosa? Ha paura di dire la verità? Qualcuno la minaccia, forse? No, questo no. Però... Non voglio nemmeno escludere di essermi sbagliata. Ecco, vede, quell'uomo assomigliava a mio marito. Io credevo che fosse lui. Anzi, ne ero sicura in quel momento. È stata una cosa terribile. Suo marito non era in casa? No, è tornato tardi questa sera. Partecipava ad una riunione di coltivatori diretti. E quando è ritornato, voglio dire, quanto tempo dopo lo sparo? Saranno stati un paio di minuti. Suo marito ha una pistola o un revolver? Una pistola? No, abbiamo soltanto armi da caccia. Armi a canna lunga? Sì. E in quali condizioni era quando è rientrato? Normali, come sempre. Del tutto normali? Piove a dirotto da diverse ore. Aveva gli abiti molto bagnati? Sì. Ah, davvero? Eppure era arrivato in macchina. Come noi. Il garage è lontano. Ha dovuto camminare a lungo allo scoperto. Signorina, vuol venire, per favore? Sì. Eberhard, mio Dio, come sono felice che tu sia qui. Sono venuto di corsa da Monaco. È vero quello che mi hanno detto? Richard ha sparato a Marlene. Sì, è terribile. Dov'è Marlene? Di là. Aspetta, Eberhard, non puoi entrare adesso, c'è la polizia. Lui dov'è? Nella biblioteca, da solo. Beh, raccontami con precisione quello che è successo. In quali rapporti è con suo marito? Buonissimi. Non ci sono problemi tra di voi? No, nessuno. Quasi nessuno. Quasi? Nessuno di quelli... Di quelli che hanno importanza. Da quanto siete sposati? Da quasi 6 mesi. Appena 6 mesi? Siete ancora in luna di miele. Già. Poi ha sentito lo sparo. Incredibile. Incredibile. Quando si è sentito lo sparo, lei dov'era? Nel mio alloggio. Stavo per andare a dormire. Non ho potuto sentire niente. Con quel temporale. Non capisco. In biblioteca, hai detto, vero? Sì. Dove sei, farabutto? Eberhard! Che cosa hai fatto? Oh! Sei diventato matto! Siete diventati tutti matti! Le converrebbe controllarsi. Si alzi. Arresti quest'uomo. Lo riporti di nuovo in prigione, ispettore. Da dove è venuto? Marlene. Marlene. Sua moglie ha ritrattato la sua prima dichiarazione. Non ha l'assoluta certezza che fosse proprio lei. Ma
Marlene, prima eri assolutamente sicura. Non avevi il minimo dubbio che si trattasse di lui. Ora invece, perché adesso dici questo? Che cosa è accaduto in questi pochi minuti? Che t'ha detto l'ispettore? Lei cosa crede? Le ho detto che deve escludere ogni possibile dubbio, è giusto? Naturalmente è giusto. È così, ha ragione, Marlene, tu devi... Tu hai paura di qualcosa. Si vede che hai paura. Non devi aver paura, capisci? Non ti succederà niente. Non devi dire altro che la verità. Nessuno potrà farti del male. Marlene, tu... Lasciami, ti prego. Io non... Non capisco. Non dice più la verità, nasconde qualcosa. Ah, sì? Posso chiederle chi è lei? È mio fratello, gli ho telefonato io. Dove abita? A Monaco. Sono venuto di corsa. Andiamo di là, prego. Ispettore Klein, il signor Hyman. Buonasera. Buonasera. Poco fa lei ha detto: arresti quest'uomo, lo riporti in prigione da dove è venuto. Vorrei che mi spiegasse questa frase. Ma come? Voi non... Non sapevate niente? Ha fatto 2 o 3 anni per tentato omicidio. Tentato omicidio? Sì, ha quasi ammazzato un uomo. Se consultate i vostri scadari ce lo trovate. È nuovo per voi? Sì, è nuovo per noi. Allora ve lo descrivo io. Comincerò da principio. Beh, sediamoci allora. Vedrete come tutto ha una spiegazione. Mia sorella 3 anni fa rimase vedova. Circa 1 anno fa era in vacanza a Tenerife e lì incontrò lui che si godeva un meritato riposo dopo un soggiorno nelle patrie galere di cui non parlò mai. Mia sorella se ne innamorò. Tornò a casa nostra e disse: mi sposo. Ce lo presentò. Era riservato. Ci fece una buona impressione. E anche se non era un agricoltore, si dichiarò disposto a lavorare nella fattoria. Disse che avrebbe fatto di tutto. Studiato. Imparato tutto. Aveva il suo scopo. Se questa sera il colpo gli fosse riuscito, sarebbe diventato il padrone qui. Può essere un movente. Marlene. Marlene. Marlene, su, aprimi. Vuoi entrare? Sì. Marlene, non ti capisco più. Dubiti di quello che affermavi con tanta sicurezza. Perché non dici quello che hai visto? La verità. Lei quindi non ha sparato contro sua moglie? No. Qualcuno però ha sparato. C'era qualcuno dietro quella finestra. Il proiettile dice che qualcuno voleva assassinare sua moglie. Questo è un fatto. Secondo lei, chi è che potrebbe trarne vantaggio? Non so. Non riesco a pensare a nessuno. Lei non ha detto mai, né a sua moglie né alla famiglia di sua moglie, di essere stato in prigione. No, è comprensibile. Non volevo turbare il rapporto con Marlene. Faccio di tutto per dimenticare anch'io quella brutta faccenda. Per quale motivo è stato in prigione? Una rissa. La mia prima moglie aveva un amante. Lo picchiai. E lui fu ricoverato in ospedale. Quando ottenne il divorzio? Mentre ero in prigione. E qui loro come hanno saputo che lei era stata in prigione? La mia ex moglie
Ha telefonato qui e lo ha detto. E come mai? Perché lo ha fatto? Non l'ho mai saputo. Non ne ha idea? No, nessuna. La sua attuale moglie come ha reagito alla notizia? Lei ne è rimasta sconvolta. Ma poi ha cercato di comprendere, a differenza di suo fratello e di sua sorella, che hanno fatto di tutto per convincerla a sciogliere il nostro matrimonio. Avete mai parlato di divorzio? Sì. Ho detto a mia moglie che avrei lasciato a lei la decisione. E sua moglie non ha ancora deciso? No. Che io sappia, no. Lei perderebbe tutto se dovesse divorziare. È logico. Io non ho nulla. Dov'è stato stasera? Mi dica esattamente il luogo e faccia i nomi delle persone che ha visto. Dobbiamo controllare i suoi movimenti. Lei capisce, vero? Sì, naturalmente. È arrivata la scientifica da Monaco. Ah, salve. Dovete rilevare le impronte all'esterno. Indichi lei la finestra, per favore. Bisogna stabilire il luogo di partenza dello sparo. Non ti hanno arrestato? Come vedi. Ma per farti un piacere stanno indagando sui miei movimenti. Puoi accontentarti per ora. Oh, da diesem Ring. Hat der Sturm irgendwelche Schäden angerichtet? Keine Schäden, Herr Schulte. Wasser? Auch keine Wasserschäden. Was mit den Pferden? Die waren sehr unruhig. Aber der Sturm hat ja nachgelassen. Gut, dann. Wo willst du hin? Zu meiner Frau. Wissen Sie, was passiert ist? Meine Schwester hat ihre Aussage zwar zurückgenommen, aber doch nur aus Angst vor ihm. Für mich steht absolut fest, dass er sie umbringen wollte. Er geht gerade rauf zu ihr. Es gibt gar keinen Grund, ihn daran zu hindern. Bitte? Marlene, non rimanere sola. Dormi con me stanotte. O preferisci andare con Eberhard a Monaco? Sì, credo. Credo che sarebbe meglio così. Preparo subito la tua roba. Waltraut, lasciami solo con Marlene, ti prego. Marlene parte con Eberhard per Monaco. Cosa? Oh no, Marlene. Non puoi andartene via in questo modo. Ma che cosa penserà la gente? Si chiederanno il perché. Non preoccuparti, penserò io a dare la risposta. Marlene, hai ritrattato la tua dichiarazione. Non capisco perché tu te ne vada. Ah, senti, Eberhard, Marlene parte con te per Monaco. Si capisce che parte con me. Non deve restare un minuto di più qui. Tu sei un verme! Waltraut, chiama la polizia. Che veda con chi abbiamo a che fare. E lei non ha sentito niente? Gliel'ho già detto. Il temporale era così forte che non era possibile. Dove abita? Nella casa del personale. Solo quando è arrivata la polizia ho capito che era successo qualcosa di grave. Non abbiamo trovato nessuna impronta, né sul muro né per terra. La pioggia ha cancellato tutto. Va bene, grazie. Quante persone ci sono nella fattoria? 4 uomini e una donna. 2 meccanici, un mungitore, un contadino e una domestica. Abitano tutti dove sto io. Ah, andiamo a vedere. Sì. Dormivano tutti, come me. Grazie, tornate pure nelle vostre camere. Quanto è grande la fattoria? Non è tanto grande, molta terra è stata ceduta. Mio padre era il vecchio fattore, io sono nato qui, infatti. Io sono quasi di famiglia, ispettore. Perché questa valigia? Porto mia sorella con me a Monaco. Come mai vuole andarsene? Non le sembra abbastanza comprensibile? Sì, sì, naturalmente. O la polizia vuole che mia sorella resti qui? No, no, no. E neanche io? No. Abbiamo tutti gli indirizzi, vero? Sì, tutti. Bene. Allora possiamo andare, vieni. Su, vieni. Marlene, komm. Marlene!
damals sowas getan. Nein, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Brauchen Sie mich? Nein, im Moment nicht. Was heißt im Moment? Brauchen Sie mich morgen, übermorgen, wann? Was ist los? Die Ermittlungen haben ja gerade erst begonnen. Die gehen natürlich weiter. Morgen, übermorgen. Wer weiß ich, wie lange. Jedenfalls so lange, bis wir den Täter gefunden haben. Entschuldigung. Selbstverständlich. Ja. Das ist ja auch an meinem Interesse. Die hätten wir nicht festnehmen sollen? Können wir gar nicht. Sie hat ihre Aussage zurückgezogen. Ja, wieso fährt die weg? Ich meine, die ist ja richtig geflüchtet. Der Schreck, der Schock, was weiß ich. Vielleicht ist sie morgen wieder zurück. Weißt du, ich komme über eins nicht weg. Wie man auf eine solche Entfernung daneben schießen kann. Herr Wesenbrink. Lassen Sie bis morgen die Fensterscheibe reparieren. Das Bild ebenfalls. Ich möchte, dass es so schnell wie möglich wieder reinigt. Ist gut, Herr Schulte. Ach, Fräulein Heimann, er liegt Ihnen daran, dass ich heute Nacht... Sie meinen, hier im Haus übernachten? Nein, danke, nicht nötig. Ich habe keine Angst. Gute Nacht, Frau Heimann. Gute Nacht. Gute Nacht. Perché non sei andata anche tu a Monaco? Per lasciare la casa nelle tue mani? Ti ha riconosciuto? Se mi ha riconosciuto, perché poi ha ritrattato la sua dichiarazione? Non hai visto? Era terrorizzata. Ha paura, ma è una donna che non nasconde la verità. E domani la dirà tutta la verità. Ti sei illuso anche troppo. Buonanotte. Ich freue mich wahnsinnig, dich wiederzusehen. Ganz ehrlich. Du riechst gar nicht nach Kuhstall.
Morgen, Herr Wesenbring. Guten Morgen, Herr Heimann. Na, war es eine ruhige Nacht? Ja, es war ruhig. Wo ist meine Schwester? Ich habe sie schon gesehen. Der Schuld? Der ist wohl im Haus. Danke. Avanti. Salve. Salve. Marlene rinuncia a correggere la sua deposizione se tu te ne vai. Perciò sparisci prima di questa sera. Buongiorno. Come sta Marlene? Puoi immaginarlo. Non ha chiuso occhio, è rimasta in piedi tutta la notte. Vuole che lui faccia fagotto. Tornerà a casa a condizione di non vederlo più. E lui che cosa ha detto? Niente. Pensi che se ne vada? Ma. Vi stavo proprio aspettando. Prego, entrate. Grazie. Da questa parte. Prego. Attento allo sportello. Grazie. Perché non vi accomodate? Mi dica, come mai ci stava aspettando? Richard è venuto a trovarmi questa notte e mi ha raccontato quello che è successo. Una storia pazzesca, vero? Che aveva sparato a sua moglie dalla finestra e che si è scatenato l'inferno. Ha detto esattamente così? Il significato più o meno era questo. Perché il suo ex marito è venuto a cercarla? E che diavolo ne so? È quello che gli ho domandato subito. Come mai sei venuto qui? Che cosa vuoi da me? Non penserai che io ti tenga mano, eccetera. Avrà avuto un motivo per venire in cerca di lei stanotte. Anzi, proprio la stessa notte. Non è che un idiota. Soltanto un idiota. Nella mia vita non ho mai conosciuto un idiota come quello. Perché idiota? Cosa glielo fa supporre? Faceva il cameriere, nello stesso locale dove lavoro anch'io. E cameriere doveva restare. Quello era il suo posto. Lavoravamo insieme. Avevamo una casa. Ci occorreva altro, no? Fattore. Ecco perché dico che è un idiota. Ha voluto lei la separazione da suo marito? Io. Allora è stato lui. Oh, io mi sono difesa con tutte le mie forze. Dovevo divorziare perché lui aveva picchiato uno. La cosa non mi ha toccato proprio. Tutt'altro, anzi. A me piacciono gli uomini che perdono la calma, che si impongono con la forza. E le dico anche un'altra cosa. Quando lo rilasciarono, io lo stavo aspettando fuori della prigione. Non con i fiori, naturalmente, ma con il suo liquore preferito. Volevo brindare con lui proprio lì davanti. Non mi guardò neanche. E dopo qualche giorno se ne andò a Tenerife, dove trovò la sua vacca d'oro. E quando si sposarono, lei telefonò a quella donna, raccontandole tutto quello che lei forse non sapeva. Che era stato in prigione, sì. Ammetto che mi sono divertita un mondo mentre glielo raccontavo. Non sapeva d'aver sposato un'avanza di galera. Facendo questo, sperava di far tornare a sé suo marito? Sì, perché quello non è il suo posto. Buongiorno. 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 Ah, meno male. Non ci sentivamo tranquilli senza di voi, prego. Stiamo portando giù tutta la roba. Salve. Buongiorno. Salve. Mia sorella gli ha dato l'ultimatum. Prima di sera deve essere fuori casa. Deve? Nessuno lo può costringere. Lei sì. Può farlo. Intende forse modificare la sua deposizione? Non lo so. Dov'è il signor Schulte? Un momento. Signor Wesenbring!
Signor Wesenbrink! Sì? Dov'è mio? Dov'è il signor Schulte? È nella stalla! Vengo a dirti che la tua roba è pronta. Hai sentito? Sì, ho sentito. Me ne vado. Suppongo di doverlo considerare un addio, non è vero? Naturalmente. Non vuol fare ancora un giro? L'accompagno. La notte scorsa lei è andato dalla sua ex moglie? Sì. Come lo sa? Sì. Perché è andato a cercarla? Che cosa voleva da lei? Lei lo troverà assurdo, ma mi era venuto in mente che forse... Pensavo che tutta questa faccenda l'avesse montata lei. Vede, non ha mai mandato giù che mi sia risposato. Con una donna di una classe sociale alla quale, secondo lei, io non appartengo. Ina è una persona capace di tutto. Sì, imprevedibile. Ho pensato immediatamente, c'è di mezzo Ina. Già, lei non può credermi. Sono stato riconosciuto. No, l'elemento che io non posso trascurare è un altro. La sua ex moglie telefona alla sua attuale moglie dicendole che lei era stato in prigione. Sua moglie è sconvolta, tutta la famiglia è fuori di sé e la sua posizione diventa assai imbarazzante. È così? Sì, è così. Si pensa ad una separazione, al divorzio addirittura. Esatto. Nel frattempo, lei si era assuefatto a questo nuovo genere di vita. Anche questo è vero. Mi ci sono affezionato. Il profumo della terra, i raccolti, le bestie. Non riesco a separarmene. Non riesco e non voglio. Capisci? Questo, secondo lei, giustifica pienamente un tentativo di omicidio, vero? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Womit? Die Sachen in den Wagen packen. Ja. Hol mir den Wagen aus der Garage. Wenn Marlene kommt, wenn sie wieder hierher zurückkommt, dann möchte ich dich bitten, ihr Folgendes von mir zu sagen. Sag ihr bitte, dass ich sie nie belogen habe. Ich habe ihr vielleicht etwas verschwiegen, aber das
so unwichtig im Vergleich zu dem, was ich für sie empfinde. Aber du hast sie belogen, mein Gott! Du hast nur gelogen. Ich habe vielleicht zwei Leben gehabt, wenn du das meinst. Eins, das euch nicht gefällt, und ein anderes. Ein ganz anderes. Eins, das gerade erst begonnen hat. Und das mit dem früheren nichts gemein hat. Überhaupt nichts. Warum erzählst du das alles mir? Einem von euch muss ich es ja sagen. Wie sehr ich meine Frau liebe und alles, was zu ihr gehört. Dieses Haus, das Land, einfach alles. Sogar dich. Du... Du klingst sehr glaubwürdig, Richard. Aber auch damit hast du bei mir keinen Erfolg. Das weiß ich, Waltraud. Sono sempre stati di testa un po' bislacca, specialmente la piccola. Chi è la piccola? Waltraud. Non è poi tanto piccola? Per noi rimarrà sempre la piccola. La chiamiamo così da quando è nata. Ma è sempre stata, come dire, è sempre stata la più dura delle due sorelle, capisci? Ha preso tutto dal padre. Era un uomo pieno di energia e la piccola ha preso da lui tutta... L'energia? Proprio così. A lei Schulte non è mai andata genio. Per lei è stato quello che... Quello che le ha portato via la sorella. Ecco, bravo. E che si è sistemato in un nido già bello e fatto. Buonasera. Noi siamo già pronti. Ci vuole aprire, per favore? Certamente, torno subito. Devo solo aprire il salone. Prego. Sono i nostri filodrammatici, vengono a fare le prove. Eh sì, anche noi qui abbiamo la nostra brava filodrammatica. E non recitano solamente quelle robe popolari, danno anche i classici. Tanto quelli non possono più difendersi. Questo è buono. La gente ci viene apposta dai dintorni e il biglietto lo pagano proprio tutti. Dunque, la ragazza, Waltraud, era addirittura fuori di sé quando venne a sapere che lui era appena uscito di prigione il giorno che conobbe sua sorella. E non sono certamente cose che fanno piacere queste. Anche la signora Schulte l'ha presa male? Sì, sì, sicuro, naturalmente. Però a pensarci bene... Meno della sorella più giovane, è così? Beh, Marlene, devo dire che... Non so come spiegarmi. È stata sempre la più calma delle due sorelle, mentre invece Waltraud, l'altra, è l'opposto. Scusa, Wesenbrink ti ha detto se viene? Loro sanno per caso se Wesenbrink verrà. È lui il regista della filodrammatica. Senza di lui non si fa niente. È alla fattoria. E loro non pensano che si possa allontanare adesso? No, non abbiamo niente in contrario. Sì? Allora, fra poco sarà qui. Grazie. Il regista, allora, sarebbe lui. Oh, sì, sì, sì. È molto competente Wesenbrink. Lo considerano un genio. Per quelle che sono le esigenze del nostro villaggio, naturalmente, non so se mi spiego. Posso ancora esservi utile in qualcosa? No, grazie, molte grazie. Beh, allora sarà bene che torni al mio lavoro. Oggi avrò molti più clienti del solito. Verranno tutti qui per sapere com'è successo il fatto, se è stato lui, se non è stato lui. Arriveranno persino a scommettere. E così Waltraud, la piccola, come la chiama lui, non avrebbe molta simpatia? Io direi nessuna. Per il nostro uomo. Già. Già. Ci dice quanto paghiamo, per piacere? Vengo subito. Allora, coraggio, mettetevi a posto. Ah, mi dai tu il segnale? Sì.
Entra, Ilse. Che fai qui? Che cosa vuoi? No, no. Quando sei qui, non voltare le spalle al pubblico. Ah. Riprova. Sì. Che fai qui? Che cosa vuoi? Non parte. Gli ho fatto le valigie, gliel'ho caricate e non parte. Non se ne va. Dov'è adesso? Non lo so. Quell'uomo infernale. Già. Sua sorella dov'è? Da queste parti. Bene, grazie. Se non vuole arrestarlo, almeno lo mandi via. Non posso farlo. Sai qual è la cosa buffa in tutta questa storia? Che non volevano colpire lei. Mm-hmm. È meglio non disturbarli. Buonasera. Buonasera. Lei ha detto che il signor Wesenbrink è il regista della filodrammatica, vero? Ma non è ancora arrivato. Lo so. Provano da soli. La prego, venga con me. Ecco. Recitate un po' come si deve. Com'è possibile recitare con una che non sa la parte? Sei matta, io la parte la so a memoria. Ma piantatela, se non sappiamo neanche quello che dobbiamo fare. Beh, adesso riprendiamo la prova, comincia dalla tua battuta, Ilse. Entro dal fondo, vero? Ma no, quante volte te lo devo dire che vieni dalla... Senta, questo Wesenbrink... Ma se lei sta voltata così... Fa solamente la regia di questi spettacoli? O partecipa anche come attore? Sì, sì, recita anche. È lui il primo attore. Ha fatto molti spettacoli importanti, interpretando le parti più diverse. Nessuno riesce mai a riconoscerlo. Un vero trasformista. Già, proprio così, bravo. Questa è la sua vera abilità. Io, infatti, conservo un album di tutte le sue interpretazioni. Vogliono vederlo? Sì, vediamolo, sì. Allora vengano, vengano di là. Guardi qua, dica un po' lei. Molto bravo, vero? Ha un mandato d'arresto, finalmente. Ma perché insiste tanto col mandato d'arresto? Che cosa è venuto a fare? A curiosare un po'. Vieni, Harry. Il signor Wesenbrink è in camera sua? No. La camera è aperta? Sì, credo di sì. Lo vuole chiamare? Sì, subito. In camera mia? Sì. Che cosa vorranno? Hanno detto qualcosa? No, soltanto di chiamarla. Va bene. Va bene. Thank you.
Stefano. Salgano pure in macchina. Waltraut! Che c'è ora? Che succede? Dov'è il signor Schulte? Devo parlargli. È partito da un'ora. Partito? Per dove? Chissà, in cerca di altre avventure. Harry, mi serve la macchina. Volevo farla finita. Ormai. Sarebbe stato un gravissimo errore. A seguire su Fox Crime, Poirot. Ho sentito come una pietra gettata contro la finestra. Infatti, hai visto, il vetro è spaccato. Sono corsa a vedere che cosa accadeva. Ho aperto la finestra e ho sentito uno sparo. C'era un uomo. Hai visto chi era? Con una mano ha tentato di tirarmi verso di lui. E nell'altra ho visto che teneva una pistola. L'hai riconosciuto? Marlene, dimmi se l'hai riconosciuto. Marlene. Allora, l'hai riconosciuto? Dimmi la verità. Forse era Richard.
Tu ne sei sicura? Sì. Marlene, sono contento, sai, che siate ancora in piedi e che mi abbiate aspettato. Ma che cosa vi è successo? Che cosa avete? Perché la finestra è aperta? Il vetro è rotto. Il vetro è stato rotto. E da chi? Da uno che ha sparato a Marlene. Cosa? Chiamo subito la polizia. No, un momento, che razza di discorsi fai? Ma chi avrebbe sparato e perché? Eh? Non sarà una delle tue solite fantasie? Ma la senti tua sorella? Marlene? Che ti succede? Davvero qualcuno le ha sparato? Ha sentito rompersi un vetro della finestra. Mm? Lei si è avvicinata. Eh? E ha visto te. Me? Ti ha riconosciuto. Hai tentato di ucciderla. Siete impazzite tutte e due. Ma perché avrei dovuto sparare a Marlene? Non direte sul serio. Marlene! Non la toccare! Non gridare così! Avrete visto un fantasma? Se hanno sparato dovrà pure esserci un segno da qualche parte, no? Almeno... almeno... almeno un buco, se non addirittura il proiettile. Nur so weit. Ja. Ja, danke. E poi? Poi ho visto l'uomo. Tentava con la mano di tirarmi verso di lui. Con quale mano? La mano destra, la mano sinistra? Con la sinistra. Nella destra aveva la pistola. Lei era... era proprio qui dove si trova adesso? Sì, presa poco. E l'uomo ha sparato? Un colpo tremendo. Ho fatto un volo all'indietro per tutta la stanza, fino a quel muro. Non si è fatta niente, spero. No. Nell'uomo alla finestra, l'uomo che le ha sparato, lei ha detto subito a sua sorella di aver riconosciuto suo marito. Sì. Così mi è sembrato. No, anzi... anzi, ne ero sicura. E adesso ne è sicura? O ripensandoci meglio, crede che potrebbe essersi sbagliata?
Sa, il temporale, la pioggia, il terrore, la rapidità del fatto. Capisco, ma noi abbiamo bisogno di una dichiarazione precisa, priva di riserve. Se ammette la possibilità di un errore, noi non possiamo procedere contro suo marito. Mio Dio. Non c'è fretta. Ha paura di qualcosa? Ha paura di dire la verità? Qualcuno la minaccia, forse? No, questo no. Però... non voglio nemmeno escludere di essermi sbagliata. Ecco, vede, quell'uomo assomigliava a mio marito. Io credevo che fosse lui. Anzi, ne ero sicura in quel momento. È stata una cosa terribile. Suo marito non era in casa? No, è tornato tardi questa sera. Partecipava ad una riunione di coltivatori diretti. E quando è ritornato, voglio dire, quanto tempo dopo lo sparo? Saranno stati un paio di minuti. Suo marito ha una pistola o un revolver? Una pistola? No, abbiamo soltanto armi da caccia. Armi a canna lunga? Sì. E in quali condizioni era quando è rientrato? Normali, come sempre. Del tutto normali? Piove a dirotto da diverse ore. Aveva gli abiti molto bagnati? Sì. Ah, davvero? Eppure era arrivato in macchina. Come noi. Il garage è lontano. Ha dovuto camminare a lungo allo scoperto. Signorina, vuol venire, per favore? Sì. Eberhard, mio Dio, come sono felice che tu sia qui. Sono venuto di corsa da Monaco. È vero quello che mi hanno detto? Richard ha sparato a Marlene. Sì, è terribile. Dov'è Marlene? Di là. Aspetta, Eberhard, non puoi entrare adesso, c'è la polizia. Lui dov'è? Nella biblioteca, da solo. Beh, raccontami con precisione quello che è successo. In quali rapporti è con suo marito? Buonissimi. Non ci sono problemi tra di voi? No, nessuno. Quasi nessuno. Quasi? Nessuno di quelli... di quelli che hanno importanza. Da quanto siete sposati? Da quasi 6 mesi. Appena 6 mesi? Siete ancora in luna di miele. Già. Poi ha sentito lo sparo. Incredibile. Incredibile. Quando si è sentito lo sparo, lei dov'era? Nel mio alloggio. Stavo per andare a dormire. Non ho potuto sentire niente. Con quel temporale. Non capisco. In biblioteca, hai detto, vero? Sì. Dove sei, farabutto? Eberhard! Che cosa hai fatto? Oh! Sei diventato matto! Siete diventati tutti matti! Le converrebbe controllarsi. Si alzi. Arresti quest'uomo. Lo riporti di nuovo in prigione, ispettore. Da dove è venuto? Marlene. Marlene. Sua moglie ha ritrattato la sua prima dichiarazione. Non ha l'assoluta certezza che fosse proprio lei. Marlene. Prima eri assolutamente sicura. Non avevi il minimo dubbio che si trattasse di lui. Ora... Peggiorando.
Che cosa ha detto il bollettino? Una volta tanto ha indovinato, vento e pioggia. Alle 5 il vento ha raggiunto gli 80 chilometri. Beh, si sente. Saranno le persiane. Avanti. Buonasera. 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 Sono venuto a vedere se va tutto bene, signora. Sì, grazie. È il temporale. Mi innervosisce un poco. Già, è un bruttissimo temporale. Durerà tutta la notte, credo. Suo marito è già a casa? No, arriverà fra poco. Nella stalla tutto bene? Sì, i cavalli sono inquieti, ma è naturale con questo tempo. Allora, vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte, signor Wesenbrink. Ah, buonanotte. Lascio alzata la serranda, così suo marito non dovrà bagnarsi troppo. Si bagnerà lei, però. Sono già abbastanza bagnato. Buonanotte. Non riesco a capire. Poteva almeno telefonare. Probabilmente non ha potuto farlo. Mi si chiudono gli occhi. Non ce la faccio più. Ce la stai mettendo tutta per i prossimi esami? Hm? Ci sono delle sere che la psicologia mi esce dalle orecchie. Come stasera. Buonanotte, Marlene. Dormi bene. Scusi, mio marito è già venuto via. Da più di mezz'ora. No, non è ancora arrivato. Sì, un tempaccio. Sì, le domando scusa. Grazie. C'è Marlene, che cosa ti è successo? Su, alzati. Alzati. Mi hanno sparato, non hai sentito? Ma che dici? Sì. No, Paltrauto, non avvicinarti alla finestra. Sta attenta, per carità. Allontanati da lì. Sparato. Perché? Chi credi possa... Vieni qua. Calmati. Marlene. Mi hai proprio vista. Mi hai riconosciuto. Sì, ne è sicura. Voglio sentirlo da lei. Allora.
Ha visto un uomo che aveva in mano una pistola e le ha sparato. E quest'uomo sarei io. Sei tu. Marlene, mi hai proprio riconosciuto. Ero io. Rispondi. Sì. Io chiamo la polizia adesso. Sì, chiama. Chiamala. Buonasera, qui la tenuta Heyman. Valtraut Heyman. Pochi minuti fa qui c'è stato un tentato omicidio. Auf meine Schwester Marlene wurde geschossen. Ja. Danke. Sie kommen gleich. Ich rufe jetzt noch bei Wesenbrink an. Er soll herüberkommen. Polizia criminale? Sì. Buonasera. Buonasera. Che tempaccio. Hanno viaggiato bene? Sì, non abbiamo avuto nessuna difficoltà. Le nostre strade non sono tanto buone. L'ispettore Derrick, della polizia di Monaco. Quello è il signor Wesenbrink. Buonasera. Salve. Buonasera. Si accomodino. Sì, un momento, per favore. Cos'è stato accertato finora? Marlene, tu... Du wirst gleich eine Aussage zu Protokoll geben müssen, unterschreiben müssen. Du kannst nicht unterschreiben, dass du mich gesehen hast, mich erkannt hast. Herrgott, vielleicht war da eine gewisse Ähnlichkeit im Aussehen. Irgendeine Ähnlichkeit in der Kleidung, im Alter, was weiß ich denn. Du kannst doch nicht bezeugen. Bezeugen. Das heißt, auf deinen Eid nehmen, dass ich es war. Überleg doch mal, warum sollte ich? Ich sollte einen Grund haben, dich umzubringen. Warum? Ich weiß es nicht. Buonasera. Buonasera. La polizia di Monaco. Ispettore Derrick, commissario Klein. La signora Schulte. Sua sorella, la signorina Heimann. Piacere. E questo signore è il marito della signora Schulte. Molto lieto. È a lei che hanno sparato? Sì. Lo sparo l'ha sfiorata. Il proiettile è qui, nel muro. C'era un quadro qui. Ecco, ah, è quello. La finestra è quella? Sì, quella di fronte. Signora Schulte, potrei pregare lor signori di andare nella stanza accanto? Marlene, non puoi escludere di esserti sbagliata. Collega, per favore. Marlene! Sì, vengo, vengo. Valtraut, ma potete credere davvero che è una cosa che non ha senso? Ti ho già detto che lei ne è sicurissima. Alla mia domanda, ma tu ne sei proprio sicura? Ha risposto di sì. Also, Sie hörten das Klirren, Sie hörten wie die Scheibe kaputt ging, nicht wahr? Ja. Und Sie ging dann zum Fenster? Ja, sofort. Und die Vorhänge waren so wie jetzt offen? Ja, genauso. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, ich versuchte, zum Fenster rauszusehen und dann habe ich das Fenster aufgemacht. Machen Sie es mal. Machen Sie es mal. Invece, perché adesso dici questo? Che cos'è accaduto in questi pochi minuti? Che t'ha detto l'ispettore? Lei cosa crede? Le ho detto che deve escludere ogni possibile dubbio, è giusto? Naturalmente, è giusto. È così, hai ragione, Marlene, tu devi... Tu hai paura di qualcosa. Si vede che hai paura.
Non devi aver paura, capisci? Non ti succederà niente. Non devi dire altro che la verità. Nessuno potrà farti del male. Marlene, tu... Lasciami, ti prego. Io non... Non capisco. Non dice più la verità, nasconde qualcosa. Ah, sì? Posso chiederle chi è lei? È mio fratello, gli ho telefonato io. Dove abita? A Monaco. Sono venuto di corsa. Andiamo di là, prego. Ispettore Klein, il signor Hyman. Buonasera. Buonasera. Poco fa lei ha detto: arresti quest'uomo, lo riporti in prigione da dove è venuto. Vorrei che mi spiegasse questa frase. Ma come, voi non... Non sapevate niente? Ha fatto 2 o 3 anni per tentato omicidio. Tentato omicidio? Sì, ha quasi ammazzato un uomo. Se consultate i vostri scadari ce lo trovate. È nuovo per voi? Sì, è nuovo per noi. Allora ve lo descrivo io. Comincerò da principio. Beh, sediamoci allora. Vedrete come tutto ha una spiegazione. Mia sorella 3 anni fa rimase vedova. Circa 1 anno fa era in vacanza a Tenerife e lì incontrò lui che si godeva un meritato riposo dopo un soggiorno nelle patrie galere di cui non parlò mai. Mia sorella se ne innamorò. Tornò a casa nostra e disse: mi sposo. Ce lo presentò. Era riservato. Ci fece una buona impressione. E anche se non era un agricoltore, si dichiarò disposto a lavorare nella fattoria. Disse che avrebbe fatto di tutto. Studiato, imparato tutto. Aveva il suo scopo. Se questa sera il colpo gli fosse riuscito, sarebbe diventato il padrone qui. Può essere un movente. Marlene. Marlene. Marlene, su, aprimi. Vuoi entrare? Sì. Marlene, non ti capisco più. Dubiti di quello che affermavi con tanta sicurezza. Perché non dici quello che hai visto? La verità. Lei quindi non ha sparato contro sua moglie? No. Qualcuno però ha sparato. C'era qualcuno dietro quella finestra. Il proiettile dice che qualcuno voleva assassinare sua moglie. Questo è un fatto. Secondo lei, chi è che potrebbe trarne vantaggio? Non so. Non riesco a pensare a nessuno. Lei non ha detto mai, né a sua moglie né alla famiglia di sua moglie, di essere stato in prigione. No, è comprensibile. Non volevo turbare il rapporto con Marlene. Faccio di tutto per dimenticare anch'io quella brutta faccenda. Per quale motivo è stato in prigione? Una rissa. La mia prima moglie aveva un amante. Lo picchiai. E lui fu ricoverato in ospedale. Quando ottenne il divorzio? Mentre ero in prigione. E qui loro come hanno saputo che lei era stata in prigione? La mia ex moglie ha telefonato qui e lo ha detto. E come mai? Perché lo ha fatto? Non l'ho mai saputo. Non ne ha idea? No, nessuna. La sua attuale moglie come ha reagito alla notizia? Lei ne è rimasta sconvolta. Ma poi ha cercato di comprendere.